Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In primo piano le elezioni amministrative in Puglia e Basilicata. A Bari Vito Leccese ha sfiorato di poco la vittoria al primo turno. Sarà ballottaggio con il candidato unitario del centrodestra Fabio Romito. Bisognerà attendere il prossimo 24 giugno per conoscere il futuro candidato sindaco di Bari. La partita poteva concludersi già al primo turno con Vito Leccese, candidato unitario del centro-sinistra, che ha fatto incetta di voti in tutti i seggi, ma per un pugno di voti sarà ballottaggio con Fabio Romito, il candidato unitario del centro-destra. Il Movimento 5 Stelle registra un calo di consensi e non riesce ad incidere in questa tornata elettorale in cui il campo largo, laddove è stato largo, sembra essere fallito, anche se a Bari il candidato La Forgia, sostenuto principalmente proprio dal Movimento 5 Stelle, oltre che a Sinistra Italiana e alcune liste in cui ci sono anche ex PD, ha incassato tra il 20 e il 21% dei consensi. A termine della lunga giornata dedicata allo spoglio delle schede comunali, Vito Leccese non nasconde la sua nutrita speranza nel vincere al primo turno. È stata un'esperienza bellissima, ne è venuto fuori un lavoro meraviglioso che sarà in grado di far partecipare tutti alla costruzione della città del futuro. Ringrazio anche Michele La Forgia per quello che ha detto nella conferenza stampa. Io farò questa campagna elettorale, chiederò a Michele La Forgia di essere al mio fianco in questa campagna elettorale proprio per dare l'idea della ritrovata unità. Anche Fabio Romito ha commentato il risultato raggiunto. Queste due settimane io approfitto di voi e della vostra cordialità per lanciare un invito a Vito Leccese. Confrontiamoci senza palchi, senza luci, senza palcoscenici, ma con due sedie. Giriamoci i quartieri di Bari, andiamo ad ascoltare quei baresi che non hanno votato al primo turno di elezioni amministrative e convinciamoli che c'è un'idea diversa di Bari. Ovviamente quest'idea può interpretarla un centrodestra moderno, giovane, rinnovato e che ha tanta energia da investire in questa campagna elettorale. Ci spostiamo in Basilicata, a Potenza, dove sarà anche qui ballottaggio per sapere chi sarà il nuovo primo cittadino. Tra due settimane Fanelli per il centrodestra e Telesca per il centrosinistra si contenderanno la fascia tricolore. Sentiamo. A Potenza l'auspicata vittoria al primo turno dal centrodestra non c'è stata. Tra Francesco Fanelli e la fascia tricolore si è registrato il risultato di Vincenzo Telesca, che ha largamente superato nei consensi gli altri due uomini di opposizione, Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio, distaccata Maria Grazia Marino. Vediamo i numeri. Per Fanelli il 40,4% delle preferenze, seguito da Telesca al 32%, Smaldone al 17,8%, Giuzio all'8% e Marino all'1,2%. Dunque il 23 e il 24 giugno urne aperte per il ballottaggio. Queste le parole dei due candidati durante le fasi finali dello spoglio. Era questo l'obiettivo che si era prefissato? Sì, era questo l'obiettivo nella prima fase di questa lunga cavalcata della campagna elettorale. Ieri sera gli exit poll ci avevano un attimo demoralizzato, però abbiamo visto che la situazione invece è tornata a essere così come l'avevamo preventivata. Adesso l'obiettivo però è quello di cercare il consenso da parte degli alleati per andare compatti al ballottaggio. Sì, sicuramente la prima cosa che farò è parlare con Giuzio e Smaldone per comprendere appunto come affrontare la fase del ballottaggio. Siamo convinti che i cittadini di Potenza non vogliono guardare indietro ma vogliono guardare avanti, e noi siamo la coalizione, il candidato che vuole guardare avanti per questa città. Il risultato della coalizione di centrodestra unito è sempre lo stesso? Ma senza dubbio, noi ci siamo presentati uniti dal primo momento, mettendo in campo le idee migliori, le forze migliori, una proposta programmatica chiara presentata ai nostri cittadini che siamo convinti raccoglierà il giusto consenso. Rammarico per il risultato, ma convinto della bontà del progetto politico messo in piedi nell'autunno scorso, Pierluigi Smaldone, terzo tra le preferenze dei potentini. È stata un'esperienza straordinaria, ma non per me o per la squadra che abbiamo costruito e che ha lavorato davvero fino all'ultimo e che continuerà a lavorare, ma un'esperienza straordinaria per la città, all'insegna della partecipazione e soprattutto dell'autentico rinnovamento.
La partita elettorale a Lecce invece ha appesa un filo. La candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone, dopo 97 sezioni scrutinate su 102, si attesterebbe al 49,65% delle preferenze, sfiorando così la maggioranza assoluta che le consentirebbe di diventare sindaco al primo turno. Il primo cittadino uscente del centrosinistra, Carlo Salvemini, si attesterebbe invece al 46,99%. Ascoltiamo nel servizio le dichiarazioni di Poli Bortone, già sindaco di Lecce dal 1998 al 2007. Senatrice, l'eventuale vittoria da cosa sarebbe stata determinata? Quale sarebbe stata la svolta? Beh, la svolta indubbiamente ci sarebbe se veramente vincessimo, perché subito incominceremmo a fare quello che abbiamo assicurato che si può fare in campagna elettorale. Abbiamo detto solo delle cose che si possono realmente fare, non abbiamo millantato assolutamente nulla. Quindi il punto in più è stata la credibilità? Ma credo che sì, la credibilità certamente. Il programma l'abbiamo fatto insieme con i cittadini, ma soprattutto poi il programma l'ho anche verificato con gli amici del governo, non perché devo dire una cosa differente, ma l'ho verificato insieme con loro. Era un programma credibile e quindi un programma che può essere realmente realizzato. Amministrative 2024, vediamo come sono andate le elezioni negli altri comuni pugliesi. Sono stati 62 i comuni pugliesi chiamati al voto in questa tornata elettorale. Dalla provincia di Foggia fino alla punta della Puglia i cittadini hanno scelto il loro sindaco. Nel comune più piccolo pugliese, Celle San Vito, nel Foggiano, è stata riconfermata la sindaca uscente. Si tratta di Palma Maria Giannini, 112 votanti nell'unica sezione allestita, 4 i candidati alla carica di primo cittadino. Nella provincia di Bari è riconfermato anche il sindaco di Cellammare, Gianluca Vurchio, con il 68,7%. Riconferma anche a Bitritto con il sindaco di centro-sinistra Pino Giulitto. Turi ha scelto l'ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tommaso, candidato per il centro-sinistra, che ha battuto la prima cittadina uscente Tina Resta. Nel Foggiano Annalisa Lisci è la nuova sindaca delle Isole Tremiti. La candidata civica di progetto Tremiti Bene Comune ha battuto Roberto Calabrese, nipote dell'ex sindaco scomparso prematuramente circa un anno fa e candidato con la lista Tremiti Nuovi Orizzonti. Vincenzo Zibiscio invece è stato riconfermato sindaco di Volturara Appula, il comune del Foggiano che ha dato i natali all'ex premier Giuseppe Conte. Nel più piccolo comune della provincia di Lecce, con i suoi 1.141 abitanti, è stato eletto Luca Benegiamo come sindaco di Giugianello. Francesco Di Feo invece è il primo cittadino di Trinitapoli, nel nord barese. È la terza volta che l'avvocato, appoggiato dalla civica Resilienza Trinitapolese, riesce a conquistare il ruolo di sindaco. La tornata elettorale è arrivata dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale nel marzo 2022 per infiltrazioni mafiose, decisa dopo la relazione della Commissione Prefettizia dell'allora ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Nel dettaglio altri dati definitivi per quanto riguarda la Puglia. In provincia di Bari a Putignano sarà ballottaggio tra Michele Vinella e Luciana Laera. Entrambi i candidati sono appoggiati da liste civiche. Ballottaggio anche a Sant'Eramo in Colle. A Gioia del Colle viene eletto sindaco il candidato del centrodestra Giovanni Mastrangelo. A Rutigliano si è invece imposto il centrosinistra con l'elezione a sindaco di Giuseppe Valenzano. In provincia di Lecce a Mesagne viene eletto sindaco il candidato del centro-sinistra Antonio Matarrelli. In provincia di Foggia a Manfredonia sarà ballottaggio tra Domenico Lamarca del PD e Ugo Galli del centrodestra. A San Severo ballottaggio tra Pasquale Angelo Masucci del centro-sinistra e Lidia Colangelo di Fratelli d'Italia. A Copertino nel Leccese ballottaggio tra Vincenzo De Giorgi del centrodestra e Antonio Leo di PD e Italia Viva. Nel dettaglio vediamo anche quali sono stati i verdetti nei 52 comuni lucani chiamati al voto per queste amministrative.
Elezioni comunali in Basilicata, 52 comuni chiamati al voto a Potenza e ballottaggio tra Francesco Fanelli e Vincenzo Telesca. In provincia di Potenza, Satriano di Lucania vince Umberto Vita con il 73,87% dei voti, a Rivello è sindaco Francesco Altieri con il 59,11%, a Nemoli il sindaco è Domenico Carlomagno con il 66% dei voti, a Chiaromonte è sindaco Viola Valentina con il 54,74%, a Terranova di Pollino è sindaco Franco Mazzia con il 50,89%, Francesco Mollica diventa sindaco di Venosa, ottiene 3.444 voti. A Sant'Angelo Le Fratte Vincenzo Stuni vince con il 57,61%, a Tito vince Fabio Laurino con il 64,03% delle preferenze, a Calvera è Pasquale Bartolomeo, sindaco con il 58,13%, a Castelluccio Superiore con il 92,34% Francesco Limongi è il primo cittadino, a San Chirico Nuovo vince Rosa Baldassarre con 447 voti, a Rotonda è eletto sindaco l'uscente Rocco Bruno con il 60,48% dei voti. Savoia di Lucania sceglie Rocco Mastroberti che vince con il 56,28%, Arbento sceglie Luca Antonio Manieri che vince con il 50,51%, a Trivigno si conferma Marco Guarini con il 52,60%, Viggiano conferma sindaco Amedeo Cicala con il 57,62%, a Maratea primo cittadino Cesare Albano con il 39,38%, a Brienza Raffaele Collazzo con il 61,82%, a San Paolo Albanese confermato Mosè Troiano con il 79,34%, a Guardia Perticara eletto Pasquale Montano, a Spinoso Pasquale De Luise diventa sindaco per il terzo mandato consecutivo con il 55,92%, Pasquale Caffio riconfermato sindaco di Banzi, Gerardo La Rocca eletto sindaco di Brindisi di Montagna con il 97,84%, Nicola Valluzzi eletto sindaco a Castelmezzano per il quinto mandato con il 92%. A Gallicchio vince Francesco Guglielmo Pandolfo con il 64,98%. A Laurenzana Giuseppe Trivigno con il 78,57%. Nicola Conte eletto sindaco a Missanello con il 54,73% dei consensi. Senatro Di Leo eletto sindaco a Montemurro con il 63,52%. Noepoli primo cittadino è Giuseppe Valicenti con il 78,13%. A Rapone invece la riconferma di Felicetta Lorenzo con il 54,19%. Anzi è sindaca Maria Filomena Graziadei, a Barile Antonio Murano, ad Avigliano il sindaco eletto Giuseppe Mecca con il 43,04% dei voti. Pietragalla, sindaco Paolo Cillis, 81,52%, Roccanova, Rocco Greco con il 58,06% dei voti. Pescopagano vince Francesco Ambrosini con il 56,14% dei voti. Picerno eletto sindaco Margherita Scavone con il 48,79%, Castelluccio Inferiore Francesco Paolo Campanella con il 56,71% dei voti e ancora Marsico Vetere sindaco eletto Marco Zipparri con il 60,93%, San Severino Lucano Giuseppe Ciminelli con il 57,07%, San Fele vince Donato Sperduto con oltre il 65%. 10 comuni chiamati al voto invece nella provincia di Matera, Pomarico vince Francesco Mancini, si conferma sindaco, ha ottenuto il 72,12% dei voti. A Miglionico il nuovo primo cittadino è Giulio Traietta con il 55,28% delle preferenze. Carmine Nigro riconfermato sindaco di Gorgoglione. Marco De Lorenzo eletto sindaco a Cirigliano con l'88,44%. Gaetano Celano eletto sindaco a Valsinni con il 55,13%. Confermato Giuseppe De Filippo a Calciano con il 59,08% dei consensi. Gianluca Palazzo, riconfermato sindaco a Rotondella con il 56,28%. A Garaguso vince Antonella Bilotta, a Scanzano Ionico vince Pasquale Cariello con il 57,16% delle preferenze, a Novasiri Antonello Mele con 2.172 preferenze. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.